Ciao a tutti, noi siamo i Sound Spectrum. Lui è Livio, il cantante, io sono Daniele, mi occupo delle tastiere e dei sintetizzatori. Lui suona anche la chitarra. Il progetto nasce nel 2016 dopo un incontro quasi casuale. Subito dopo i primi minuti ci siamo resi conto di avere molte idee da condividere e quindi ci siamo incontrati dopo qualche giorno per iniziare a lavorare su una bozza che Daniele aveva fatto all'epoca. E l'idea era quella di produrre qualcosa con melodie dark wave e l'attenzione al dettaglio della musica elettronica più raffinata. La chitarra ha un ruolo molto importante nei nostri pezzi perché introduce un elemento umano. Oltre alla chitarra abbiamo utilizzato anche il basso elettrico, che è uno strumento che amo molto. In particolare l'abbiamo usato nel remix che abbiamo fatto per i She Passed Away. Inizialmente Daniele era più focalizzato sulla parte di sound design e produzione, mentre io più sulla parte di songwriting. Poi col passare del tempo diciamo che questi ruoli si sono sfumati e ognuno ha imparato dall'altro. Le nostre fonti di ispirazione riguardano tra i romanzi distopici e l'ambiente di Techno Detroit. Tra questi due estremi possiamo includere vari generi musicali, tutti comunque con una componente elettronica dominante. E in particolar modo, cioè, se da un lato questo qua ci porta comunque ad avere più possibilità di produrre musica diversa, dall'altro ci potrebbe far perdere anche un po', diciamo, l'orientamento, la pista principale del nostro genere. E quindi teniamo come componente dominante alcuni musicisti che conosciamo del nostro genere, come Trent Moller, Soft Moon, Boy Asher. Don't Chase the Light si riferisce al testo della prima traccia del nostro disco, il cui protagonista inizia ad agire in modo irrazionale per via di una donna. E in un certo modo questo comportamento è simile a quello che hanno gli insetti quando vengono attratti dalle luci per poi esserne bruciati. Quindi è un invito a mantenere uno spirito critico verso un mondo pieno di false speranze e illusioni. Torch è un pezzo ispirato dal patriota cecoslovacco Jan Palach, che si è sacrificato durante la primavera di Praga, e vuole essere una dichiarazione contro qualsiasi totalitarismo. La nostra intenzione è creare, diciamo, nuovi sound che siano più vicini al nostro genere. Non ci interessa tanto conformarci a un genere in particolare. Questo chiaramente potrebbe non farci vedere i numeri crescere rapidamente, ma non è attualmente il nostro interesse. E vi annunciamo che il 4 giugno uscirà un nuovo disco di remix a cui hanno partecipato diversi artisti di cui abbiamo grande stima.